Buon pomeriggio a tutti, benvenuti e bentrovati nel terzo video di Tennis Story. Parliamo di tennis, parliamo di Novak Djokovic, la macchina. Prima di passare, come sempre, al video di oggi, io vi invito ad iscrivervi al mio canale. In questo momento non so quante iscritte ci troviamo, ma cerchiamo di salire il più possibile, cerchiamo di arrivare a 300 prima possibile. Condividete il video più persone possibile, mi raccomando, amici, parenti. Più una più ne metta, lasciate un bel like, condividete il video, attivate la campanellina, mi raccomando, se no vi perdete video. Ogni giorno alle 16 un nuovo video in questo periodo estivo, perché io sono fuori e questi video sono tutti pre-registrati. Poi commentate facendomi sapere la vostra riguardo al video di oggi. Terzo episodio di Tennis Story, oggi si parla di Novak Djokovic. Ragazzi, Novak Djokovic, che dire? È una leggenda. Il tennista che statisticamente ha vinto di più. Voglio incentrarmi su quello che ha fatto Djokovic per il tennis, come sempre. Prima di partire elencando tutti i suoi numerosissimi record, voglio partire parlando di tutto quello che ha fatto quest'uomo per questo sport. Innanzitutto è una fonte di ispirazione, credo, che per qualsiasi persona. Un giocatore come Djokovic, un uomo come Djokovic, uno che ha un'etica lavorativa, una disciplina, perché ragazzi, come sapete, la differenza tra disciplina e motivazione non è che è permanentemente motivato, è permanentemente disciplinato nel fare quello che fa, che ovviamente è tutt'altra storia. E questa disciplina che lui ha è qualcosa che lo ha portato, è il qualcosa che lo ha portato ad eccellere in questo gioco, in questo sport, il tennis ovviamente. Detiene il record di titoli del Grand Slam, 23 titoli del Grand Slam, ha superato non più di un mese fa Rafael Nadal alla prima posizione, si trovavano 22 pari, adesso è arrivato a 23, ha superato Nadal, si è issato a quota 23 titoli del Grand Slam. È il giocatore ad aver vinto più Masters 1000, 38 titoli del Masters 1000, il giocatore ad aver vinto più volte Nitro ATP Finals, record ex Evo con Federer. 6 Nitro ATP Finals, è il giocatore che è stato per più settimane numero uno al mondo, oltre 385. È il giocatore che ha tra i Big 3 il record degli scontri diretti positivo contro di due. È il giocatore che ha vinto più titoli del Grand Slam dopo i 30 anni, 11. È il giocatore che ha vinto 10 titoli all'Australian Open, record assoluto per quanto riguarda il maschile. È il giocatore, è uno dei giocatori più vincenti della storia del Roland Garros, perché comunque se ne ha 23, 2016, 2021 e 2023. È il secondo giocatore a pari merito con Pete Sampras ad aver vinto più titoli a Wimbledon, quota 7. Ed è uno dei giocatori anche più vincenti allo US Open, a quota 3. Ragazzi, la grandezza di Djokovic non è misurata solo dai record, è misurata da tutto. Da tutto quello che ha fatto per lo sport, il fatto che lui sia un ambasciatore per questo sport, tutto quello che ha fatto negli anni, ha cercato sempre, è stato quello che ha cercato sempre di aiutare magari i tennisti più giovani che non possono pagare tutte le spese che essere un tennista professionista porta, perché comunque sia viaggi tantissimo, quindi sono spese ingenti anche solo per quanto riguarda spostarsi. Djokovic ha fatto di tutto. Djokovic è un tennista immenso. Partiamo partiamo parlando delle sue rivalità più grandi, ovviamente quella con Nadal, 59 scontri giocati, si trovano 30-29 per Nole. E Djokovic ha vinto non l'ultima partita, però Djokovic è il tennista più completo, è quello che riesce a giocare in modo semiperfetto su tutte le superfici. Ha vinto non a caso, è l'unico giocatore ad aver fatto triple career Grand Slam, vincere tutti i Grand Slam almeno 3 volte, record pazzesco, perché questo fa capire la sua adattabilità a qualsiasi circostanza, a qualsiasi giocatore gli si trovi davanti. È l'unico giocatore ad aver battuto sia Federer a Wimbledon,
E sì, è Nadal a Roland Garros. Altro record pazzesco. L'unico giocatore ad aver vinto due volte contro Nadal a Roland Garros. È l'unico giocatore ad aver vinto in 3-7 contro Nadal a Roland Garros. È l'unico giocatore ad aver vinto contro Nadal a Roland Garros dopo aver perso il primo set. Dobbiamo continuare? Continuiamo, ragazzi. È il giocatore più vecchio ad aver vinto le Finals. È il giocatore con più settimane numero al mondo. È il giocatore con più anni chiusi da numero al mondo. Ben 7. Al secondo posto abbiamo Pete Sampras a 6 e al terzo posto a pari merito Rafa Nadal e Roger Federer a quota 5. Lui è veramente Djokovic, ha dominato, possiamo dire che ha dominato tre generazioni, addirittura. È partito dalla generazione di Federer e Nadal, ha continuato con quella, i Murray, poi ha dominato le Next Gen, adesso Middle Gen, Medvedev, Tsitsipas, Zverev, e adesso sta dominando i vari Alcaraz, Rune e Sinner, vincendo ancora tutti i Grand Slam. Quindi possiamo dire che ha dominato tre generazioni. Ha fatto di tutto, veramente, ha fatto di tutto. Ogni volta impressiona sempre di più. La capacità più grande di Djokovic, senza dubbio, la sua forza mentale, il fatto che lui sia granitico. Ci sta una frase che ha detto, adesso parafraserò un attimo, non so se si può dire parafrasare, però insomma ho sentito dire parafrasing in inglese, quindi vabbè, spero che capiate. Adesso cerco di farvi capire il giusto concetto di un video che ho visto. Uno diceva, io sono un fan di Federer, poi io sono un fan di Federer, però la cosa che fa Djokovic, lui crede questa cosa è il GOAT. Io non sono uno che discute tanto il GOAT, mi piace delle volte mettere del peperoncino e parlarne. Statisticamente parlando, Djokovic è il BOAT, best of all time, BOAT, quello senz'altro, migliore per quanto riguarda Vittorio, quello è un altro discorso. Però con Djokovic la cosa è, tu Federer, più il momento si fa duro, più la situazione è difficile e più hai paura e più dubiti. Djokovic è tutto al contrario, più la cosa si complica, più meno lo dubiti e meno lo dubiti. E questa è la grandissima qualità di Djokovic, questa qualità che nei momenti più complessi, tramite la meditazione, mindfulness, comunque lui la pratica ogni giorno, poi la flessibilità, ragazzi, ma avete visto che spaccate che fa? Io, ragazzi, non so, si sente parlare se si va al quinto, Djokovic contro i giovani non ce la fa. Secondo me è il contrario, io ve lo dico chiaro e tondo. Per me Djokovic è più sano fisicamente e più abituato a giocare i quinti set rispetto a tutti i tennisti del palcoscenico attuale. Alcaraz è crollato fisicamente prima di Djokovic e ha 16 anni in meno. Uno ci pensa, ma non è possibile, no? Cioè, è un ragazzino, quell'altro è un vecchio, è un veterano. Non è vero, no, è crollato Djokovic, no, è crollato Alcaraz fisicamente prima di Djokovic, pazzesco. È un giocatore trascendentale, di tutto e di più possiamo dire di Djokovic, veramente. E ha scritto la storia, sta scrivendo la storia di questo sport. Ci farò un video a riguardo su se Djokovic può vincere 30 titoli Grand Slam, non so quando, adesso sto programmando tutti i video, quindi sto vedendo. Vediamo se Djokovic arriverà a 30 titoli Grand Slam, però sta di fatto che il resto della mia idea, sono della mia idea che qualora Djokovic, ovviamente a un certo punto cade anche lui, ma qualora Djokovic è il miglior giocatore tecnicamente, è il miglior giocatore mentalmente ed è il migliore ancora fisicamente, è uno di quelli che si infortuna meno, è quello che non si infortuna mai, è quello che non salta mai gli slam per problemi fisici. E adesso a meno che, no, ci non sta, e adesso a meno che non si inventa un'altra storia del bacino, una roba varia, Djokovic può giocare di tutti questi grandi slam. E per gli altri iniziano, e per gli altri ci sono i dolori. E per gli altri ci sono i dolori, ma quelli belli. Perché Djokovic, ragazzi, è ancora più forte. Fin quando Djokovic non crolla, non calerà fisicamente, fin quando Djokovic, e fin quando the hunger, e fin quando la voglia, la fame agonistica di Djokovic rimarrà quel sacro fuoco, rimarrà dentro, secondo me non ce ne sarà per nessuno nei 3 su 5. Io lo dico, non so se abbia vinto Wimbledon o no, ma qualora l'avesse vinto, credo che l'abbia vinto adesso sta in semifinale. Per me Djokovic fa il grande slam. E glielo dico, quest'anno, nel 2021, allora, nel 2021 non avevo avuto l'esperienza di avere così tanta pressione ed era stanco dopo la semifinale con Zverev e c'erano state le Olimpiadi. Adesso non ci sono Olimpiadi, non ci sta niente.
Quindi Djokovic, ragazzi, non ha problemi adesso. Quest'anno non ha giocato 80 partite, ne ha giocate all'incirca 35. Vincendo Wimbledon ne giocherebbe 36. Poi giocherà, ho visto che nell'entraliste di Montreal ci sta, di Toronto. Di Montreal, non so dove si giochi quest'anno, credo Toronto. E quindi credo che quest'anno, vista l'esperienza, visto il fatto che nel 3 su 5 è più forte, credo che avrà la meglio. Anche a flashing medals se vincerà dopo 5 anni. Dobbiamo elencare altri record. Vabbè, diciamo elenchiamo con il video di Federer e Nadal tutti i successi nel titolo grande, tutti i successi nel Grand Slam. 2008, primo titolo Grand Slam per Djokovic, Australian Open, in semifinale batte Federer, in finale Tsonga. 2011, inizio del dominio, in semifinale batte Federer, in finale batte Andy Murray, credo. Poi nel 2006, Andy Murray. Poi nel 2011, sempre Wimbledon, in finale batte Rafael Nadal. 2011, US Open, in semifinale batte Federer con il lucky shot, ricordate la risposta vincente, i due match point annullati e vince in rimonta da 2-7-0 sotto. E in finale batte Nadal, batte consecutivamente Federer e Nadal, Federer e Nadal in un grande slam. Non so quanti sia riuscita questa impresa. Poi nel 2012 vince l'Australian Open, battendo in finale in una finale storica Nadal di 6 ore. Poi in prima battendo Djokovic, scusatemi, battendo Murray in quella partita da 5 set. Sesto titolo del Grande Slam, arriva nel 2013, arriva sempre a Melbourne, dove vince contro no contro in finale del 13 contro chi vince l'Australian Open, non ricordo, contro Murray penso, sì, ha vinto contro Murray. Murray ha perso 4-5 finali da Djokovic l'Australian Open. Ah, parliamo un attimo delle finali Slam perse da Djokovic. Nel 2012 ha perso la finale al Roland Garros contro Nadal, ha perso la semifinale a Wimbledon contro Federer e ha perso la finale al allo US Open da Murray. Poi 2013, nel 2013 come detto vince l'Australian Open, perde la semifinale a Roland Garros, perde la finale a Wimbledon da Murray e perde la finale allo US Open da Nadal. Poi 2017, sì, ciao, 2014 ragazzi, sono le due praticamente di notte, quindi mi sto confondendo un attimo. 2014, Australian Open perde le quarti di finale da Stan Wawrinka che si prende la sua vendetta dopo l'anno prima, dopo la sconfitta agli ottavi di finale del 2013. Poi a Roland Garros perde in finale da Nadal, vince Wimbledon, perde lo US Open da Marin Cilic, Nishikori, da Nishikori. Poi 2015, anno del dominio, vittoria all'Australian Open in finale contro Murray, sconfitta in finale a Roland Garros da Wawrinka dopo aver battuto Nadal ai quarti. Arriva Wimbledon, batte Federer in finale. Arriva lo US Open, batte sempre Roger Federer in finale. 2016 arriva il Nole Slam perché vince tutti e quattro gli slam consecutivamente. Il primo giocatore da Rod Laver a farlo, batte all'Australian Open in finale sempre Murray, batte in finale a Roland Garros sempre Andy Murray. Poi perde la Sam Querrey a Wimbledon al terzo turno e poi perde da Stan Wawrinka in finale allo US Open. 2017 non vince alcun titolo in Grande Slam, perde il secondo round a Istomin all'Australian Open, perde ai quarti di finale da team, ai quarti di finale Roland Garros da team in semifinale, non ricordo, credo i quarti, vabbè, correggetemi se sbaglio, non ho quarti, perché ho i team affrontato Nadal in semifinale. Mi manca 1 minuto e 40 da finire il video. Poi ha battuto a Wimbledon, ha perso i quarti di finale per il ritiro contro Berdych nel 2018, l'anno della rinascita. Sconfitta da Chang al quarto turno dell'Australian Open, sconfitta al quarto di finale contro Cecchina da Roland Garros. Vittoria a Wimbledon del titolo, semifinale contro Rafa Nadal, finale contro Kevin Anderson. Poi vince lo US Open in semifinale contro Ken Nishikori, in finale contro Juan Martín del Potro. 2019 batte Rafa Nadal demolendolo in finale dell'Australian Open. 2019 sempre 2019 batte contro Federer in quella finale storica a Wimbledon. Poi 2020 vince all'Australian Open contro Thiem in finale. Poi 2021 sta andando a razzo, vince contro Daniil Medvedev in finale. 2021 vince all'Australian Open, poi a Roland Garros Nadal in semifinale, Tsitsipas in finale. 2021 in semifinale a Wimbledon batte Shapovalov, poi Berrettini. Poi arriva lo US Open, perde in finale per il Grande Slam da Medvedev. Poi 2022 vince a Wimbledon.
2023 vince Wimbledon in finale con Kyrgios, 2023 vince contro Tsitsipas in finale all'Australian Open, 2023 vince Roland Garros in finale contro Rude dopo aver battuto Alcaraz, 2023 credo vinca Wimbledon dopo aver battuto Sinner, non lo so, però credo che abbia vinto e dopo aver battuto Alcaraz in finale, o Medvedev più probabilmente Alcaraz. Grazie a tutti per il supporto al canale, questa è la carriera di Djokovic, ragazzi, mi mancano 19 secondi. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, così facendo riceverete una notifica per ogni video. Lasciate il like, condividete ai vostri amici, parenti, chi più ne ha più ne metta e commentate facendomi sapere la vostra. 4 secondi di registrazione, da me è tutto, ciao!